Daniele Monti, Country Head Italy di Tender Capital, con la sua relazione dal titolo Overview e possibili soluzioni di investimento. Prego Daniele. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie itinerari previdenziali. Allora, partiamo dal presupposto. Noi condividiamo abbastanza la view di mercato vista dalla nostra precedente collega, i Paiden, siamo abbastanza allineati con dei distinguo però. Nella presentazione voi troverete anche l'analisi tecnica e che se volete consultare potete farlo perché poi vi verrà data la presentazione e comunque anche gli asset class su dove poi siamo overweight, underweight o neutral. Ma quello che i nostri distinguo sono abbastanza chiari, quello dove si vuole partire è che il mostro della stagflazione è stato sconfitto e si va verso una soft landing, quindi un atterraggio morbido. Questa è in estrema sintesi la filosofia dello scenario macroeconomico che andiamo a profilare dopo aver superato quello che sono 2 anni di pandemia e con 2 guerre comunque ancora in corso. Uno scenario che è particolarmente positivo per quanto riguarda a nostro avviso gli Stati Uniti, che come si vede che i tassi di crescita piuttosto alti, dove siamo attorno al 3% nell'ultimo trimestre del 2023, e se vengono confermate le previsioni saranno molto positive anche nel primo trimestre del 2024. Una crescita che comunque è stata anche sostenuta, cioè una crescita che non ha impedito anche un processo però di disinflazione che è scesa dagli ultimi dati al 2,9%, mentre il mercato del lavoro è ancora poco surriscaldato da un eccesso di domanda. Ma questo eccesso, grazie alla grande flessibilità del mercato americano, la tecnologia permette di avere forti aumenti della produttività e quindi viene assorbito e non si va poi a scaricare né sui prezzi né sui salari. Questo è un scenario, se noi vediamo le due macro aree, quindi quella americana e quella europea, questo scenario di crescita buona, inflazione calante, verso l'obiettivo del 2%, ha permesso alle banche centrali, soprattutto la Federal Reserve, di cominciare a pensare a una futura discesa dei tassi di interesse, dove al momento, come si diceva, sono tra il 5 e il 5,5 negli Stati Uniti. L'inversione di tendenza si è anche intravista nella riunione di dicembre, quando Powell, al FONC del 13 dicembre, ha dichiarato un ritorno al dual mandate, cioè al controllo della stabilità dei prezzi e alla piena occupazione, dopo aver insistito per 2 anni, 1 anno e mezzo, sulla priorità assoluta alla lotta all'inflazione. Questa priorità è stata anche ribadita con forza anche durante i mesi autunnali, a dispetto di quelle che erano le condizioni finanziarie particolarmente restrittive e grazie anche alla debacle che c'è stata sui titoli di Stato. Solamente però con la riunione di dicembre abbiamo assistito a un improvviso cambio di registro, dove la crescita è tornata comunque sulla scena, al pari comunque delle preoccupazioni inflattive. Infatti si è enunciato il fatto che Paolo diceva, siamo nelle condizioni di poterci occupare dei rischi di flessione per la crescita, non solamente quelli all'insù per l'inflazione. Dopo la svolta di dicembre, nella riunione di gennaio, Paolo ha mantenuto comunque invariati i tassi di interessi, ma ha preparato comunque il passo per i prossimi tagliotassi. La dichiarazione di politica monetaria del FONC di mercoledì 31 gennaio, poi ha rimosso la tendenza all'inasprimento, quindi ha eliminato il riferimento a un ulteriore alleggerimento della politica monetaria, sostituendolo con eventuali aggiustamenti. Poi ho osservato che il tasso della Federal di Fed Funds è probabilmente il suo picco e qualora l'economia si evolvesse come previsto, sarà opportuno iniziare con una politica più restrittiva a un certo punto di quest'anno. Mentre i mercati comunque si aspettano tagli di tassi molto veloci, noi ci aspettiamo sicuramente un taglio tasso nel corso del 2024, che sarà maggio, marzo, maggio, giugno, ancora tutto da stabilirlo. Però quello che sarà è che ci sarà un ritorno alla discesa. Quello che si vede è che al momento i tassi reali americani sono sopra il 2%, quindi 5,5% sono i tassi nominali, il 2,9% l'inflazione, quindi l'obiettivo della banca centrale, a nostro parere, che è di portare un tasso neutrale entro 2 anni, non a breve, entro 2 anni, di portare il tasso neutrale entro 2 anni sostanzialmente, quindi il tasso neutrale è sicuramente sotto il 2%, probabilmente più vicino all'1%.
Il mercato del bond oggi si aspetta, si è subito adeguato e oggi sconta circa 5 tagli tassi da 0,25, da un quartino l'uno, che porterebbero quindi il tasso nominale intorno al 3%, con un'inflazione che viaggia nella trend line intorno al 2% e quindi i tassi reali si assesterebbero all'1%. La stessa discesa di circa 2 punti percentuali può trovare spazio anche in Europa, sempre comunque nell'arco di 2 anni, anche se l'Europa ha perso un po' di crescita rispetto agli Stati Uniti a causa del rallentamento della Cina, che incide di più su paesi manifatturieri come la Germania, anche per la minor produttività di imprese europee. Non bisogna però comunque dimenticare che gli USA hanno il monopolio della tecnologia, quindi nella Silicon Valley non si parla altro che le start-up collegate all'intelligenza artificiale. E l'Europa si trova in una situazione opposta agli Stati Uniti sulla produttività, che quindi una produttività che cresce più, che cresce meno dell'inflazione. Dunque, quello che vi sono maggiori rischi è che gli aumenti salariali si trasferiscono a questo punto sull'aumento dei prezzi. Infatti, la stessa Lagarde, la governatrice della Banca Centrale, ha detto che bisogna comunque aspettare di vedere i rinnovi contrattuali di aprile e maggio prima di parlare di allentamento della politica monetaria. Quindi in sostanza in Europa avremo meno crescita, più inflazione, determinata anche dal mercato del lavoro, quindi soprattutto dal mercato del lavoro. Quindi la politica monetaria è più difficile da gestire. Come spesso è successo in passato, quindi la BCE sarà un passo indietro rispetto alla Fed nella tempistica dei taglio tassi nel corso di quest'anno e del prossimo. Il risultato finale che dovrebbe essere più o meno lo stesso, quindi circa 200 punti base in meno entro 2 anni, quindi il tasso nominale intorno al 2,5, dal 4,5, con un'inflazione anch'essa che si avvicina al 2%, portando i tassi reali allo 0,50. Il divario comunque tra Europa e Stati Uniti è misurato anche da un altro indicatore, che è quello borsistico. Al momento le azioni delle società tradate sulle borse americane girano sul rapporto price earning di oltre 19, mentre quelle, il multiplo in Europa è attorno a 15. Quindi il rapporto prezzo-utili è quello che, come facciamo riferimento, è il grado di indicazione del numero di anni che le società in questione impiegano per rimborsare l'investimento all'investitore, l'importo pagato per ciascuna azione. Quindi, e ciò conferma che le valutazioni delle società quotate americane sono più alte di quelle europee. Due eventi possono interferire su questo scenario. Adesso finisco: la pace tra Russia e Ucraina, molto più positiva per l'Europa, mentre un ritorno di Trump alla Casa Bianca provocherebbe l'incertezza sufficiente a guastare comunque il quadro idilliaco. Penso di aver finito. Grazie mille a tutti. Grazie a te, Daniele, per il tuo intervento.